Ciao a tutte, benvenute nel mio canale. Finalmente ce l'ho fatta, eccomi qua. Io sono Giulia, per chi non mi conoscesse, sono sarda, sicuramente lo sentirete. E in questo primissimo video vedremo tante creazioni, sia progetti miei sia progetti di altre creative. Non so ancora bene se dividerlo in due parti, comunque adesso vediamo, cominciamo. E il primissimo progetto che vi mostro sono gli orecchini Gold, un progetto mio. Che ho riprodotto in varie versioni, che però non vi mostro, non ve le mostro tutte perché altrimenti ci siamo fino a domani. La lavorazione è bella rigida, materiali semplici, adatto anche per le principianti, rivoli, mezzi cristalli, super duo e rockaille, molto carini. Poi vi mostro la seconda versione, eccoli qui in verde questa volta, molto carini anche questi. Poi vi mostro un progetto della bravissima Melissa Campagnolo, gli orecchini Esmeralda che ho riprodotto in due versioni. Questa è la versione che amo di più, tantissimo, questi sono meravigliosi, sono bellissimi anche da fare, molto piacevoli, ve li consiglio perché sono veramente belli, hanno un effetto proprio, cioè sono grandi però non esageratamente. E sono veramente belli alle orecchie, infatti questi sono i miei personali, alle orecchie sono veramente veramente belli. E questa è la seconda versione invece in giallo e verde, molto belli. Poi andiamo avanti, vi mostro gli orecchini Carmen, progetto di Antonella Barra, eccoli qui, questo è il contrario, e li ho riprodotti in rosso, bianco e blu. Molto belli, la lavorazione è rigida, belli, belli, belli anche questi qua. Poi questi colori insieme a me piacciono tanto. La goccina bianca ed ecco qua. Poi vi mostro il bracciale Selene di Melissa Campagnolo in arte Moon Rose Creation. È questo qui. È davvero bellissimo, a me piace tantissimo, l'ho riprodotto anche in un'altra versione e appena avrò i materiali lo voglio assolutamente rifare anche in qualche altra versione perché è veramente bello, piacevole da fare, proprio veramente bello, ha tanto lavoro però non è difficile da fare. Ed eccolo qui in tutto il suo splendore, questo veramente secondo me è tra i pezzi più belli che io abbia mai fatto, bellissimo. Vi mostro anche l'altra colorazione, eccolo qui in fucsia, borgogna, geranio che fucsia, le super blu bianche. Questo è il retro, eccolo qui, bellissimo anche questo. Poi eccomi, scusate, si era interrotto il video. Questi invece sono un progetto di Antonella Barra, di Camilla, che ho fatto per un contest, per questo hanno questi colori stravaganti, che però in realtà insieme stanno benissimo, a me piacciono un sacco, con le ginkgo, un progetto molto bello, se sentite Bau Bau è il mio cane che abbaia. Questo invece è un progetto mio, gli orecchini Joy, che ho riprodotto in tre versioni, eccoli qui, molto carini. Con le paisley, le perle da 4, mezzi cristalli, eccoli qua, anche questi pernetti mi piacciono un sacco. Questa invece è la seconda versione, eccoli qua, nei colori più di terra, con questi pernetti a forma di cuore, molto carini. Questo è il retro della lavorazione. Piacciono un sacco questi qua, li ho riprodotti anche in una terza versione, stavolta viola, per gli amanti del viola, eccoli qua, molto carini comunque, i rivoli li rende anche luminosi, poi l'argento comunque rende luminoso un progetto. Poi proseguendo abbiamo un altro progetto mio, la Parure Girasole, e abbiamo prima gli orecchini. Non so se si capisce, ma i perni sono oro, color oro, non è che sono, non sono né placati né niente, con l'albero della vita, eccoli qua, bellissimo anche Rivoli in moccia o mocca, come si dice.
scrivetemelo nei commenti. E poi questo invece è il ciondolino con la candela, con la collana, e ho ripreso qui come nei perni il simbolo dell'albero della vita, eccolo qui come charms, molto carino. E anche questi li abbiamo visti. Poi è la volta, un altro progetto mio, la volta degli orecchini Love. Questi anche mi piacciono un sacco, con le paisley, perle da 4, super duo, i rivoli e le rocaille nelle varie misure. Anche il perno, lo adoro troppo, a cuoricino. Ed eccoli qua. Almeno hanno una forma insolita, insomma, un po' diversi. Poi abbiamo il bracciale, bellissimo questo, a modo mio, di Rosaria Prete. E questo qui mi piace tantissimo come progetto. È lunghetto da fare, però poi comunque la resa che ha è veramente bellissima, perché è comunque delicato, veramente bello. Eccolo qui. E questo l'ho riprodotto solo in una versione. Per il momento ho intenzione di farlo. Poi abbiamo il bracciale Sensation di Claudia Fanuli, bellissimo anche questo, che ho riprodotto in tre versioni. Anche questo una lunga lavorazione, però poi veramente soddisfacente come lavoro, come impatto visivo, veramente bello. E poi io, siccome volevo creare qualcosa che fosse un po' adattabile anche alle varie misure di polso, l'ho semplicemente modificato e quindi l'ho creato aperto in modo che si possa appunto regolare. E questa è la versione argento e nera. L'ho riprodotto anche in un'altra versione, blu e argento, azzurro, queste tonalità qua. Anche questo mi piace un sacco, veramente un bel progetto. Poi abbiamo gli scudo di ginkgo, orecchini, progetto mio. Eccoli qui. Io in ogni progetto devo mettere in mezzo le ginkgo. E quindi ecco anche questa versione con le ginkgo. Molto carina anche la goccia. Semplici da fare anche questi. Questo è il retro. Ed eccoli qua. Poi vi mostro un altro progetto mio, anche questo, il bracciale Marigold. Aspettate che diminuisco un po', ecco, la luminosità. Eccolo qui, con i rivoli, anche questo semplicissimo, proprio mi andava di creare un bracciale, proprio semplice semplice questo, senza troppi... Ok, ecco, sto litigando con la luminosità. E poi ho messo questo charms a farfalla, eccolo qui. E questo era il bracciale Marigold. Adesso vi mostro sempre un altro progetto mio, il bracciale Fiume Rosso. Coi nomi poi io non sono bravissima, ve lo dico. E questo bracciale appunto è fatto con le Storm Duo. Anche questo, come potete vedere, è molto semplice, perché ha i rivoli incastonato, quindi sono tre rivoli incastonati, e poi ha tutto attorno le Storm Duo, le rocaille unito da questi cipollotti 3x4, e questo era il bracciale Fiume Rosso. Poi altro progetto mio, andiamo avanti con i bracciali, Sweet Wave, che mi piace un sacco anche questo. Ecco, un po' diverso dal solito, comunque ha questo modulo ai lati, poi questo qui più piccolo ai lati proprio più estremi, e poi centrale invece ha questi due rivoletti con appunto le paisley. Molto carino questo elettro. Poi abbiamo altro progetto mio, gli orecchini sangria. Molto carini anche questi, erano nati poi così per caso, alla fine i progetti più carini forse nascono così, un po' per caso, con dei pochi materiali che non si abbinavano neanche tra loro,
E quindi niente, ho detto ma sì, faccio questa prova, tanto è la brutta, chi se ne frega, poi cambio i colori, li faccio più carini. E invece poi avevo messo la foto ed erano piaciuti un sacco così com'erano. E quindi alla fine ho lasciato questi e non li ho neanche più riprodotti in altre versioni, in effetti. Poi un altro progetto stiamo per terminare. Un altro progetto, eccolo qui, sono gli orecchini Notte di San Lorenzo di Maria Rosaria Amoroso. Anche questi mi piacciono veramente un sacco. Questo è il retro. Sono veramente belli. Li ho riprodotti in questa versione e anche in un'altra. Eccoli qua, bellissimi. Quella che preferisco è questa perché mi piacciono tanto i colori, non per altro. Veramente belli. Poi sbrilluccicano, veramente mi piacciono un sacco. Poi siamo per terminare il progetto di Antonella Barra Good Luck. Eccolo qui. È un bracciolino, in questo caso l'ho riprodotto con 5 moduli, così mi piace farlo un po' adatto a tutti i tipi di polso. Io per esempio ho il polso piccolo e non trovo spesso dei bracciali che vadano bene per me, li devo sempre modificare, quindi mi metto nei panni dei miei e degli altri, quindi faccio questo ragionamento. E questa era la prima versione, verde mela, bianco, nero. Eccola qui, ve la mostro più da vicino. Molto bello. E l'ho riprodotto anche in una seconda versione. Stavolta 6 moduli, in modo che appunto sia anche per i polsi più grandi. Eccolo qui, veramente bello. Eccolo qua, un bellissimo effetto. Poi, ultimo, ma non ultimo, l'ultimo progettino. Eccolo qui, bellissimo. Il bracciale Delicious di Lisa Piccinini, che avete apprezzato in tante anche nella foto che avevo messo sul gruppo PCR, e poi in coordinato ho fatto anche gli orecchini, che appunto sono semplicissimi, nel senso che basta creare un unico modulo e poi si crea l'orecchino. Eccoli qua. L'incastonatura è volutamente messa così storta, così per renderli un po' diversi, ecco, un po' più originali. Eccoli qua, questo è meraviglioso anche come colori, veramente bello. A volte sono quegli abbinamenti che non si farebbero mai, e poi invece messi insieme in realtà creano davvero un bellissimo effetto. E niente, queste erano tutte le creazioni, anche troppe direi. Io vi saluto, vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!